Benvenuti amici e amiche di YouTube, benvenute a questo nostro nuovo incontro, a questa nostra nuova videopillola che come sapete cerco di pubblicare in premiere tutti i martedì sera per darvi degli spunti di riflessione importanti sia di risveglio della coscienza che di cristianesimo esoterico, che sono i due temi di cui io tratto, di cui faccio i corsi attraverso i corsi della scuola della nuova era durante tutto l'anno. Trovate tutte le informazioni nei link presenti sotto il video nell'info box. Ma la mia decisione, lo dico soprattutto ai nuovi iscritti al mio canale, che anzitutto ringrazio, la mia decisione di creare un canale di YouTube dove trasmettere e diffondere questo insegnamento, più che altro le riflessioni sull'insegnamento. L'insegnamento vero e proprio viene trasmesso nella mia scuola, appunto, la scuola della nuova era. Ma la decisione, appunto, vi dicevo, di aprire questo canale è per far sì che insieme possiamo riflettere sull'insegnamento, che possa essere per voi fonte di riflessione profonda da portare nella vostra vita quotidiana, in modo tale da iniziare già in autonomia un percorso di risveglio della coscienza coadiuvato da un messaggio profondo del cristianesimo, che non a caso, proprio perché è un messaggio profondo, chiamiamo cristianesimo esoterico, cioè profondo, destinato a chi è pronto, ai pochi eletti. Sapete, e magari i nuovi iscritti non lo sapranno, quindi faccio sempre una breve intro, che mi rifaccio a un testo spirituale molto importante che è l'Imitazione di Cristo. Questa è una delle edizioni, trovate diverse edizioni, ecco, così si vede bene, l'Imitazione di Cristo, che è un testo estremamente importante e spirituale che invito tutti ad avere, anche i nuovi iscritti, vi invito fortemente ad avere questo testo. Io parto da questo testo e aggiungo, commento, permettendovi la parte del testo, permettendovi di portare delle pillole, quindi delle nozioni di crescita interiore, cioè di risveglio della coscienza, di cristianesimo esoterico nella vostra vita di tutti i giorni. Vi ricordo di, se il video lo ritenete interessante, di condividerlo, di mettere il like e se volete anche di lasciare dei commenti sotto al video. E magari anche dei suggerimenti. Io li racchiudo tutti insieme in un mio file e poi, appena ho modo, riesco a inserire una videopillola aggiuntiva o a inserirlo nello stesso video, risponderò alle vostre domande. Quindi potete farmi domande o dirmi se c'è qualche argomento inerente ovviamente al risveglio della coscienza e al cristianesimo esoterico che voi avete necessità di approfondire. Scrivetemi tutto nei commenti sotto al video. Fatte le dovute premesse, iniziamo. Oggi inizio la riflessione a partire dal libro primo dell'Imitazione di Cristo o Imitatio Christi. Il libro primo è esortazioni utili per la vita dello spirito. Nei video precedenti, che potete trovare ovviamente sul mio canale, ho commentato il libro secondo. Sapete che l'Imitazione di Cristo è articolato in quattro libri e ogni libro dell'Imitazione di Cristo affronta una tematica spirituale specifica. Nei video precedenti ho commentato il libro secondo, che si intitola proprio Esortazioni che introducono alla vita interiore. E quindi abbiamo parlato della vita interiore e della riflessione su se stessi, quindi su che vuol dire riflettere su se stessi e come farlo. Oggi invece commenterò il libro primo, dove si parla delle esortazioni utili per la vita dello spirito e in particolar modo affronterò a pagina 42 una tematica secondo me molto importante, e quindi ho deciso di affrontarla pressoché subito da quando abbiamo iniziato insieme questo percorso di riflessione sull'imitazione di Cristo, che è l'utilità della tribolazione, cioè l'utilità della sofferenza. Che utilità ha la sofferenza nella nostra vita? Perché soffriamo? Di che materiale è fatta la sofferenza? Ecco, a partire l'Imitazione di Cristo ci aiuta a dare risposta ad alcune di queste domande e poi io approfondirò la risposta alle varie domande con le mie conoscenze in materia. Quindi oggi parleremo proprio dell'utilità della tribolazione, ovvero dell'utilità del dolore, dell'utilità del malessere, dell'utilità del male. Dico spesso io a proposito del male, l'ho ribadito anche nel corso di primo anno che ho fatto domenica,
Io spesso dico, a proposito del male, che il male avanza perché la luce indietreggia. Quindi ricordiamoci sempre che impegnarsi a portare luce nel mondo, e ci sono tanti modi per farlo, significa comunque in qualche modo far sempre arretrare il male. Il male nel senso le forze oscure, le energie pesanti. Quindi la prima cosa da fare è seminare luce, se veramente noi vogliamo lavorare per la luce e diradare le forze oscure. Ecco, prima di entrare proprio nel vivo dell'utilità della tribolazione, vi volevo condividere con voi una riflessione che si trova sempre sul libro dell'imitazione di Cristo. Questo testo è un testo che se viene letto con attenzione e devozione, leggo testualmente, ma sono ovviamente concorde, altrimenti no, non ci fondavo un canale. Se viene letto con attenzione e devozione e soprattutto con l'impegno a mettere in pratica quanto si è meditato, può favorire il cammino interiore. Come ha aiutato lungo i secoli, perché questo è un testo che ha secoli, ve lo ricordate, ne abbiamo parlato, risale al XIII-XIV secolo, si fa risalire questo testo spirituale, può favorire il cammino interiore, come ha aiutato lungo i secoli tanti altri cristiani, religiosi, secolari, ma anche laici. La cosa particolare del testo dell'imitazione di Cristo è che davvero anche i laici hanno un approccio favorevole a questo testo perché è comprensibile, ma anche perché è un testo facilmente utilizzabile nella vita quotidiana. Il mio scopo, infatti, è anche questo: far sì che voi possiate facilmente riportarlo nella vita quotidiana. Allora, vado a leggere il capitolo 12, Utilità della tribolazione, del libro primo dell'Imitazione di Cristo. È bene per noi avere qualche volta pene e contrarietà, poiché spesso fanno rientrare l'uomo in se stesso. Gli fanno riconoscere che quaggiù, nella terra, si trova in esilio e che non deve riporre la sua speranza in alcuna cosa del mondo. Riesce anche vantaggioso che talvolta soffriamo, perché veniamo contraddetti. Che gli altri abbiano di noi un concetto falso e inadeguato, anche se le nostre opere, le nostre intenzioni sono rette. Attenzione bene a questo passaggio che vi voglio rileggere. Riesce anche vantaggioso che talvolta soffriamo perché veniamo contraddetti. Che gli altri abbiano di noi un concetto falso e inadeguato, anche se le nostre opere, le nostre intenzioni sono rette. Queste cose spesso giovano a renderci umili e ci premuniscono dalla vanagloria. Quando all'esterno siamo disprezzati dagli uomini e non ci si presta fede, allora più facilmente noi cerchiamo Dio, il Padre, come vi ho spiegato nei video precedenti, il ritorno alla casa del Padre, il ciclo della consapevolezza, io nasco, mi incarno, in prossimità della disincarnazione torno alla casa del Padre, la casa del Padre è la gioia, l'apertura massima dell'anima, cioè la gioia nel qui ora, è quello il ritorno alla casa del Padre ed è la fine, l'ultimo tratto del ciclo della consapevolezza per appunto poi ritornare alla casa del Padre. Quando all'esterno siamo disprezzati dagli uomini e non ci si presta fede, allora più facilmente noi cerchiamo Dio, perché gli è il testimonio della nostra coscienza. Perché egli è il testimonio della nostra coscienza. Per questo l'uomo dovrebbe ancorarsi in Dio così saldamente da non avere alcun bisogno di cercare tante consolazioni umane. Quando un uomo di buona volontà, attenzione bene, qui torna la volontà di cui vi ho parlato nelle pillole precedenti, nelle video pillole precedenti, volontà e amore, che sono i due pilastri del risveglio interiore. Quando un uomo di buona volontà è tribolato, o tentato, oppure afflitto da cattivi pensieri, dico io, ma è afflitto anche fisicamente, emotivamente, mentalmente. Cattivi pensieri si riferisce al piano mentale. Vi ricordate quando vi ho spiegato i sette piani dell'esistenza, la differenza tra il piano mentale, il piano emotivo e il piano fisico? Aggiungo io, oltre ai pensieri, cioè l'afflizione dell'uomo a livello di pensieri, l'afflizione avviene anche su un piano emotivo, su un piano fisico. E di conseguenza su un piano spirituale.
Allora l'uomo comprende d'avere maggiormente bisogno di Dio, è nelle afflizioni che l'uomo comprende ancora di più di aver bisogno di Dio, senza del quale scopre che non può fare nulla di buono. Allora anche si rattrista, piange e prega a causa del male che patisce. Ditemi se non è vero quanto è potente questo passaggio. Allora gli rincresce di vivere più a lungo e desidera che venga la morte. Questo fa riferimento alla Bibbia, per potersi sciogliere dal corpo ed essere con Cristo. Anche qui è un altro passaggio della Bibbia. Allora avverte anche chiaramente che la sicurezza perfetta e la pace piena non hanno dimora in questo mondo. Tra l'altro, questo libro è anche ben rappresentato. Ci sono delle immagini, almeno questa mia edizione, ma penso un po' a tutte, perché è proprio questo tipo di libro, L'imitazione di Cristo, già il titolo dice tanto, che porta a questa consapevolezza anche dell'immaginazione creativa e quindi che porta a impegnarsi a fare l'edizione in un modo che sia più facilmente comprensibile per le persone anche attraverso le immagini. Cosa ci vuole dire qua? L'utilità della tribolazione. Dice a un certo punto all'inizio, è bene per noi avere qualche volta pene e contrarietà. Diciamocelo chiaramente, l'essere umano quando si incarna sulla terra tende a credere che la vita ideale sia la vita senza contrarietà, come se l'uomo si illudesse di dover vivere sempre senza incontrarsi con le forze oscure, con il male. E quindi l'essere umano, quando si incarna sulla terra, crede che possa morire senza sofferenza, come se la sofferenza non fosse utile alla sua evoluzione. Io qui voglio fare un inciso. Potrebbe essere così. Non è una contraddizione in termini, vi spiego perché. L'essere umano, quando si incarna, l'anima sceglie un corpo, si incarna e viene sul pianeta Terra. Dopodiché l'anima abbandona il corpo e avviene la disincarnazione e il passaggio a una vita successiva che poi può avvenire mediante il passaggio al purgatorio o al paradiso, che sono proprio stati di coscienza, il purgatorio e il paradiso. Bene. L'uomo ha un certo livello di coscienza, che è l'evoluzione dell'anima, vita dopo vita, è in grado, senza vivere di sofferenza, di rimanere nella gioia pura e permanente. Ma questo solo se l'anima ha un certo grado di evoluzione e quindi per le vite precedenti e per quella attuale ha fatto un lavoro su di sé di risveglio tale per cui può permettersi, passatemi il termine, di non soffrire perché riesce in tutto ciò che vive a sentire la gioia pure la bellezza, rimanendo stabile nel qui ora con l'autosservazione. Queste sono anime molto evolute e quindi sono anime che non hanno bisogno in sé di vivere nella sofferenza. Sono anche anime molto rare, ovvio, di conseguenza, ma non hanno bisogno in sé di vivere nella sofferenza perché trasmutano tutto ciò che accade nella loro incarnazione immediatamente in gioia. Quindi è possibile vivere senza sofferenze, ma con le dovute premesse che vi ho appena fatto, con queste condizioni e con le dovute premesse. Quindi è un'anima molto evoluta e soprattutto è possibile farlo. Ma non è condizionata dal pensiero questa scelta, quindi non è un qualcosa che voi mentalmente potete produrre a tavolino e dire: bene, io da oggi in poi non soffrirò più, o comunque tutte le sofferenze che accadranno nella mia vita riuscirò a trasformarle in gioia all'istante. Non può essere un convincimento mentale, è un progressivo lavoro interiore di evoluzione dell'anima. Quindi l'anima evolve gradualmente e acquisisce questo livello di consapevolezza, ovvero un livello di coscienza, anche perché all'evoluzione interiore corrisponde l'evoluzione esteriore, quindi a nuovi livelli di coscienza corrisponderanno anche nuovi corpi sottili. Per
Perciò, come è dentro, così è fuori, tutto cambia, come viene detto anche nel Vangelo, come in alto, così in basso, come è dentro, così è fuori. Tolto questi casi, che sono effettivamente ancora rari anche in questa era storica, la maggior parte delle persone, e qui torniamo al passaggio del testo che stiamo commentando oggi, hanno la necessità di soffrire per evolvere. Animicamente parlando, come anime, quindi hanno la necessità di vivere per la sofferenza e nella sofferenza per acquisire nuovi livelli di coscienza. Anche qui c'è da specificare una cosa: la sofferenza è un'occasione ed è un'opportunità. E non è un modo di dire, è praticamente così. Il problema è che le persone non hanno gli strumenti per poter trasformare questa sofferenza ed è proprio il motivo per il quale faccio questi video e ho fondato la scuola della nuova era, per dare gli strumenti per trasformare le emozioni inferiori in emozioni superiori. La sofferenza, per come viene vissuta ad oggi nella società, fa parte solo di un'emozione inferiore, mentre io spiego nei miei corsi come e perché le emozioni inferiori vanno trasmutate in emozioni superiori, perché è proprio l'ingresso a nuovi livelli di coscienza che ti fa toccare in modo tangibile l'emozione superiore dell'esistenza. Sappiate che a ogni emozione inferiore corrisponde un'emozione superiore. Nel risveglio della coscienza questo è chiamato ottava alta, ottava bassa. Di conseguenza anche la sofferenza, qualunque ragione essa abbia un nome ed ha una collocazione all'interno di un'emozione inferiore, che può essere una o più emozioni inferiori, tra l'altro. Non è detto che sia solo una, in genere però c'è un'emozione inferiore che è preminente su tutte. Quindi qua cosa ci dice, tra l'altro? Perché soffriamo? Noi soffriamo. Tenendo conto di quello che vi ho detto finora, noi soffriamo perché abbiamo l'opportunità, proprio la vita, per una serie di equilibri cosmici e di logos, la vita ci dà l'opportunità di evolvere come anime, ma non solo, di accelerare l'evoluzione come anime. Questa incarnazione è un'incarnazione di passaggio, né più né meno, non è niente di che, è una delle tante incarnazioni di passaggio che noi faremo. Sicuramente nel qui e ora va accolta l'opportunità di trasmutare tutte le sofferenze che voi attraete nella vostra vita, perché comunque le attraete voi. Dunque, ogni volta che voi percepite un'emozione inferiore, l'emozione inferiore è lo specchio, è ciò che di voi esce fuori quando accade un evento esterno. Quindi chiariamo anche che la sofferenza è roba vostra. Di fatto, ciò che accade fuori di voi non è quella la fonte della sofferenza. Ciò che accade fuori di voi vi aiuta a tirare fuori l'emozione inferiore che era già dentro di voi. Quindi è fondamentale che voi capiate questo, altrimenti rimane tutto un po' troppo fumoso il discorso della sofferenza. Ciò che vi accade al di fuori tira fuori le emozioni inferiori che sono già dentro di voi. L'evento esterno non fa altro che tirarvi fuori un qualcosa che appartiene alla vostra evoluzione interiore, la vostra evoluzione animica. Quindi arriverete anche a ringraziare l'evento, la persona, la situazione che vi hanno permesso di tirare fuori quegli aspetti di voi su cui era necessario portare la luce dell'attenzione, la luce della presenza. Dunque, guardate quanto è importante la sofferenza nella vita dell'essere umano che deve risvegliarsi a se stesso. Infatti, qua dice poi: un uomo di buona volontà è tribolato o tentato. Ovviamente possiamo dire che c'è una sofferenza di primo acchito, di primo livello, che è la sofferenza che mi permette, come vi ho appena spiegato, di tirare fuori quelle emozioni inferiori su cui poi io porto la luce della presenza. Una volta che io mi applico con volontà e amore a portare la presenza su tutte le mie emozioni inferiori, avrò un secondo livello di sofferenza, perché il primo l'avrò trasmutato. Questo secondo livello di sofferenza si dice che sia un livello di sofferenza più consapevole. È un livello di sofferenza dovuto al fatto
che si scuotono gli equilibri attorno a me perché io ho scosso gli equilibri all'interno di me. E quindi ecco, come viene detto nel testo dell'imitazione di Cristo, che parliamo di tribolazioni, tentazioni, cattivi pensieri, influssi, disagi fisici, disagi emotivi, perché sto lavorando interiormente. Ho deciso con volontà e amore di cambiare completamente il mio equilibrio interiore. Di conseguenza l'ambiente non può che rispondermi. Cambierà anche l'equilibrio energetico dell'ambiente esterno e di conseguenza potrò vivere quello che si definisce un secondo livello di sofferenza, che non è più come il primo, ma è la sofferenza dovuta a un grado di consapevolezza ulteriore che io ho acquisito. Qual è il fine di tutto questo? Evolvere come anima ed evolvere sempre di più per far sì che quando io ritorno alla casa del padre, e quindi mi avvicino alla mia disincarnazione, ma questo vale vita dopo vita, non solo per questa vita che stiamo vivendo ora, io sia sempre, abbia un'anima sempre più evoluta. L'anima sempre più evoluta serve per amplificare la luce della coscienza del logos planetario. Sappiate che facciamo parte tutti di un disegno più ampio. Più lavoriamo per la luce, più siamo evoluti, più lavoriamo per la luce, più andiamo a nutrire un equilibrio planetario necessario per il mantenimento dell'equilibrio cosmico. Quindi lo scopo finale è inizialmente quello di sentirci meglio noi, che è poi quello che fa muovere le persone a fare un lavoro su di sé. La maggior parte delle persone che vengono da me a fare dei colloqui individuali o ancora meglio, a seguire i corsi di risveglio della coscienza, quindi i corsi della scuola della nuova era, iniziano sempre con l'intento di stare meglio loro ed è normale, però sappiate, vi va detto, vi va comunicato che lo scopo finale è portare luce nel mondo, non far sì che rimanga la luce solo nel vostro piccolo orticello, anche perché la luce quando è condivisa si moltiplica. Come i pani e i pesci di cui parla Gesù nel Vangelo. Se la luce ve la tenete per voi, si esaurisce istante dopo istante. Bene, spero di avervi dato delle indicazioni in più, ma sono sicura perché questa è una tematica veramente molto interessante, quella della sofferenza, del perché soffriamo, di come lavorare sulle sofferenze, di cosa accade, perché, come. Tra l'altro, vi aggiungo anche adesso. Intuitivamente mi arriva alla mente che un'altra cosa che voglio spiegare è che la sofferenza è diversa da persona a persona in base a cosa? In base al proprio karma e in base al proprio corpo causale, che sono le memorie che ci portiamo dietro vita dopo vita. Ma dipende anche dal karma dell'attuale vita presente. Quindi per questo alcune persone vivono più sofferenze ed altre meno. Altro aspetto della sofferenza è che le sofferenze che non vengono, quindi le emozioni inferiori, perché vengono comunemente chiamate sofferenze, ma diciamolo meglio, più tecnicamente e più precisamente, le emozioni inferiori che non vengono trasmutate in questa esistenza verranno portate nel bagaglio causale nella successiva esistenza, passando per quello che è chiamato il purgatorio, che come diceva anche Dante è una fase di purificazione, purgatorio, purificazione, ma questa purificazione delle emozioni inferiori in emozioni superiori nel purgatorio è molto più complessa perché non si possiede un apparato psicofisico. Quindi la mia esortazione è quello di lavorare qui e ora e subito su di voi, sulle emozioni inferiori. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio di nuovo i nuovi iscritti. Se volete fare commenti, suggerimenti o pormi domande nella misura in cui io abbia modo e tempo, vi risponderò. Vi ringrazio ancora e ricordatevi che non bisogna cercare di guarire il corpo senza curare l'anima. Ciao, tanto bene.